diceva, guarda che non sono nato stavolta, no. Bravo, bravo. La Destivelle, che era? La Destivelle appena adesso, che è più carina di te. Lo so che è più carina di... Ma guarda, ti parlo un dialetto? Come ti va? Guarda, dopo tanti passi avanti sul cammino della conoscenza, oggi possiamo guardare le montagne come delle immagini materializzate dell'ascendente cammino dell'uomo. Per me sono vertici puntati nel cielo che mi aiutano a pensare alto, a pensare oltre. Sono cose che si maturano, si comincia prima, poi, ma però io ho sempre avuto una educazione religiosa, sai, ancora dai nonni, dai papà, da tutti, dopo tutta la gente, ho sempre vissuto in quell'ambiente. Io sono un credente e praticante, e ho la fortuna di possedere la fede, anche se sono un povero uomo, ma ce la metto tutta per vivere davvero cristiano. Io arrampicavo sempre per una meta di ordine morale, per fare un passo avanti. Io sono sempre stato in competizione, ma con me stesso, non con gli altri. Io volevo essere sempre migliore di me stesso, non mi interessava degli altri. Non mi è mai interessato la classifica, no, capisci? O fare l'eroe, sono tutte balle quelle lì. Te lo dico prima, per me il primo non è mai stato uno sport, no. Perché scappare? Se ti trovi in un ambiente di straordinaria bellezza, dove nessuno ti rompe le scatole, puoi dialogare con te stesso. Sai, poi, se uno è più svelto, bravo! Io non sono capace di fare presto e bene, no? Te sai la storia di quella lumaca che ha messo, che impiegato 3 giorni a salire su un albero, poi è caduta e l'ha di maledetta la pressa. I giovani sono figli della cultura del loro tempo. Io ho avuto la fortuna di vivere un tempo meraviglioso, immediatamente a quello che è seguito l'opinione cosiddetto eroico, sai, ho avuto la fortuna di conoscere i mostri sacri di una volta, ho conosciuto ancora addirittura Andreoletti, che è stato il primo salitore italiano della parete sud della Marmolada nel 1908. E dopo ho conosciuto qui Cassim, Carlesso, Soldato, quella gente lì, e poi Livanos, Gabriel, Daroit, e tutti quelli che sono venuti dopo, insomma, adesso non si può nominarli tutti perché dimentichi qualcuno, magari uno rimane male a non sentirsi nominato, sai. Comunque, ho avuto la fortuna di conoscere tutta quella gente meravigliosa e tutti mi hanno dato qualche cosa. I giovani di oggi non conoscono la storia dell'alpinismo, è tutto lì. Non conoscono quelli che ci hanno preceduto, che ci hanno indicato la via delle altezze, capisci? Credono di sapere tutto e hanno possibilità economiche. Sai, io andavo in Brenta in bicicletta, ma con una bicicletta presa a noleggio, perché non avevo neanche la bicicletta, capisci? Dopo ho conosciuto Sosatti, che aveva una vecchia DKV di quelle militari, rigide, no? E quella era una cannonata. Ora abbiamo incominciato ad andare in Cigheta, a Marmolada, ma che prima si andava sempre in Brenta o le piccole Dolomiti, che erano le montagne più vicine a Rovereto, sai? Sai, ogni cosa va inquadrata nel suo tempo, capisci? Non si possono fare paragoni o dire, ma... Basta? Grazie. Basta.